arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, veterani, fedelissimi abbonati, l'ondata di Oh Bella spontanea in chat. E bentornati Gianluca Lamberti Show, ladies and gentlemen, bello questo salottino del martedì che vede anche una serata ricca di impegni. Rimanete con noi fino alla fine perché subito al termine di questa puntata partirà un documentario d'inchiesta che si rivela da subito scottante. Sempre su questo canale non dovete fare nulla, però questa sera insieme a me hanno accettato l'invito a questo Teatro Parioli di Torino per l'occasione, con il nostro Mesbet al pianoforte, e abbiamo Marco Enrico De Graia. Come stai? Bentornato. Bene, bene, grazie, tutto a posto. Mentre ringrazio Maria Paola Mannino, nuovo membro, complimenti per l'ottima scelta, grazie per il supporto, nuova abbonata. Cosimo Massaro, bentornato, come stai? Ciao caro Gianluca, grazie, io sto bene, mi auguro anche tu e gli altri ospiti, illustri ospiti. Vi saluto e saluto tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento, con un forte abbraccio a tutti. Grazie Cosimo, sempre un amico, ogni volta che ci sentiamo ha sempre un entusiasmo veramente che è contagioso, quindi grazie, grazie. Di cuore per rispondere sempre presente. E anzi, stavo per dire il ritorno, ma in realtà per la prima volta su Gianluca Lamberti, perché l'abbiamo avuto su Facciamo Finta Che ormai qualche tempo fa, un amico che vi voglio presentare, che è veramente forte, Alex Ricchebuono, bentornato insieme a noi. Grazie mille per l'invito e niente, spero che sia, come hai detto, una grande puntata, nonostante sia un martedì sera ancora agostano, ma cercheremo di fare il nostro meglio. Ecco, io poi partirei proprio da qua, mentre il nostro Mesbet agirà sull'audio, quindi amici della chat, poi dateci qualche input e il buon Mesbet giocherà anche con i volumi per settare tutto al meglio. Settimana di fine agosto, mentre io accendevo il PC in questi giorni, arrivava allerta meteo, allerta grave sul PC, guardo il telefono, app meteo, fra l'altro noi sabato, anzi domenica mattina eravamo di ritorno da San Marino, c'è stato qualche temporale e davano allerta gravissima, anzi vediamo se riesco, non so se al buon Mesbet riesco anche a girarlo, perché io se volete partirei proprio da qua per farvi vedere come in realtà le app, e a ragion veduta possiamo dirlo ancora di più, vediamo se riesco a mandarglielo, abbiano esagerato quelli che sono le allerte, no? 5 tipi di allerta, allerta vento, temporale grave, fulmini e saette, e poi sì, un po' di pioggerellina lunedì e oggi di nuovo sole. E anche questo, non sarà che hanno un po' calcato la mano con queste emergenze di continuo, allerte varie, no? Ecco, e di qua di nuovo l'accanirsi di una narrazione che non prende, questo clima e questa emergenza non prende, e allora ecco subito con le dovute sponde che qualcuno propone di tornare al 2020, qualcuno propone imbarazzanti soluzioni che riguardano, guarda caso, Torino. So che per molti di noi, anche al di qua dello schermo, ci tocca particolarmente, ma questo blocco degli Euro 5 a Torino magari lo analizziamo insieme. Insomma, un po' di puntate che ne parliamo, e chiedo a voi, facendo il giro in senso orario, Marco, a te che cosa ti ha colpito di questo fine agosto? Sì, ma dunque intanto volevo ricordarvi, per chi non l'avesse visto, perché c'è stato un video, io gliel'ho girato a Mesbet ieri, l'altro ieri, estratto da un non so che trasmissione televisiva, che si sono collegati con
il gestore di un rifugio in alta montagna, e gli hanno subito chiesto: ah, allora quest'anno un disastro, no? Qui si scioglie tutta la neve, no? Con questo caldo, come state facendo, come potete resistere voi in alta montagna? E questo con il pile addosso, il berretto in testa, fa: ma veramente quest'anno fa più freddo degli altri anni e siamo a 13 gradi, no? Una cosa. Ma sì, come? Non sono i ghiacciai che si stanno sciogliendo? E no, no, anzi, quest'anno si sono allargati. Ecco, queste sono le figuracce che riescono a mettere assieme. Per quanto riguarda la città... No, ma poi, guarda, lo stesso cronista ci ha riprovato questa volta: andiamo a vedere a Londra il nostro inviato, le prese col caldo, non fa caldo. Quindi è sbugiardato lo stesso due volte in due servizi diversi. Andate su Telegram Gianluca Lamberti per vedere gli shorts e vedere le figure che questi personaggi fanno. Mentre ho trovato quel che l'app Meteo, quindi lo smartphone, guardate un po' che cosa dava per... eccolo qua, Rai 3, tutto cambia, ecco, quello, quello con le bretelle dallo sguardo sveglio è colui che prova con scarsi risultati e viene ignorato dai suoi stessi inviati su questa cosa. Però Mesbet, ti ho mandato, perché poi su questo magari ne parleremo, proprio quello che gli smartphone davano per tutta la settimana, quindi ricordando che oggi una bellissima giornata di sole, guardate cosa davano per tutta la settimana: 7 avvisi di condizioni meteo avverse, allerta pioggia estrema, 2 volte allerta pioggia estrema, allerta temporale grave, allerta vento grave, allerta temporale grave, di nuovo così. Cioè, ditemi se questo non è terrorismo. Ma guarda, ogni tanto, scusami Cosimo, finisco solo la cosa, ti passo. Vai, vai, tranquillo Marco. No, adesso non so se vi ricordate, anni fa era successo, non so più che lago, che l'acqua era cresciuta e ne era uscita un po', no? E qualcuno ha trovato in un vecchio dizionario il termine tracimare, no? E disse che il lago era tracimato, no? Che poi fra l'altro è corretto, no? Per mesi tracimava tutto, persino il traffico in tangenziale, no? Non sapevano più dove mettere quel tracimare. E quindi era diventata l'allerta di quel periodo lì, no? Solo che poi non aveva l'appeal, no? Che hanno queste cose adesso. Comunque anche qui da noi, qui vicino a Torino, ho avuto la stessa cosa, no? C'è una sequenza di giornate con temporali, e poi ha piovuto due volte, ecco, voglio dire, non è che sia successo chissà cosa. Cosimo, arrivo da te. Vado? Vadi, ragioniere, vadi. Che ti devo dire, Gianluca? Questo è il meccanismo del terrorismo, no? Cioè, governare attraverso la paura. Cioè, è il meccanismo proprio dell'instillare la paura, che vale per tutto. Vale per le crisi economiche. Fate presto, ve li ricordate gli articoli di giornale? Fate presto, dovevano fare le loro manovre. Le crisi, abbiamo bisogno di crisi, disse Monti, perché attraverso le crisi ci sono cessioni di sovranità verso l'Europa, per dire, no? Cioè, ma tanti esempi possiamo fare, quindi il classico meccanismo problema, reazione, soluzione, cioè quel classico meccanismo che instillano la paura, creano un falso problema e poi ti devono dare la loro soluzione. Ecco, in sintesi è questo. Una volta che noi abbiamo interiorizzato, non dico conosciamo, perché la conoscenza è sempre fredda e cerebrale, dobbiamo interiorizzare queste informazioni per renderle cosciente alla nostra veramente anima, al nostro spirito. Nel momento in cui sappiamo che il loro operato agisce in questo modo, quando accadono queste cose, facciamo un bel sospiro, riflettiamo, non lasciamoci mai prendere dalle paure, e sono dei meccanismi di autodifesa per capire e cercare di gestire al meglio queste situazioni, perché poi vale per la guerra, valeva anche per chi aveva queste informazioni nel periodo della pandemia, no? Quindi tanti di noi hanno mantenuto sulla guardia in un certo modo, non sono caduti magari nel grande inganno, vedi? Ecco, questo serve a capire, a farci gli anticorpi per capire che si muovono così. Quindi, ripeto, tutto ciò che sta accadendo quotidianamente è un continuo terrorismo, e attraverso i mass media, cioè il calore che doveva esplodere, sai, è arrivato Caronte, anche i nomi
devono instillare paura. È arrivato Lucifero, Caronte, il caldo improvviso, il caldo che farà morire tu, quando ci sono state stagioni molto più calde anche di questa. Quando poi è specifico, vado in conclusione perché non voglio rubare tanto tempo con il mio intervento, dobbiamo constatare una cosa fondamentale di questo terrorismo mediatico che stanno facendo attraverso la paura del cambiamento climatico. Perché hanno mischiato le cose, confondono le carte. Una cosa è il cambiamento climatico, di cui l'uomo realmente non ha quasi nessuna influenza se non per una minima percentuale. Il cambiamento climatico, detto da tanti esperti, ho seguito direttamente a delle conferenze, quindi parlo per ciò che ho sentito io, ho sentito dire da degli esperti, non che io sia esperto, ma l'ho sentito dire da loro, e ho capito una cosa fondamentale: una cosa è il cambiamento climatico e una cosa è il cambiamento meteorologico. Oggi le confondono le due cose. Il cambiamento climatico è una questione che va nelle ere addirittura della storia della Terra, e ha avuto i suoi cicli in virtù del Sole, in virtù della Terra, in virtù di tante cose, dello spostamento dell'asse terrestre, di tantissime cose. Abbiamo avuto ere glaciali. Nel periodo romano era un periodo caldissimo. Nel 1600, tra il 1600 e il 1800, abbiamo avuto una microera glaciale in Europa che si ghiacciò addirittura, si congelò il Tamigi e andavano a pattinare sul Tamigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ecco, questo è il cambiamento climatico, come dire, sulla Terra, che ha una sua storia, ha dei suoi dati, dei dati scientifici che analizzano gli scienziati attraverso questi dati. E l'altra cosa è il cambiamento appunto meteorologico, che può avere anche un'influenza umana. Beh, a questo punto abbinerei la, come dire, la geoingegneria magari, perché voglio dire, quei cambiamenti meteorologici improvvisi allora potrebbero essere influenzati dalla guerra del clima, che oramai è palesemente dichiarato da loro, è palesemente dichiarato da loro che esistono le scie chimiche, perché anche se vogliono nascondere, dicono che sono sempre cose da complottisti. Intanto, quando vediamo che giocano a tris nei cieli, voglio dire, cioè, solamente chi non riesce, chi non ha occhi per guardare, non riesce a vedere queste cose. Quindi ecco, dobbiamo mettere i puntini sulle i e capire, e ribadisco questa divisione, mi raccomando, una cosa è il cambiamento climatico e un'altra cosa è il cambiamento meteorologico, che può avere anche un'influenza umana. Grazie Cosimo, mi voglio collegare ad Alex con questo messaggio di Claudio che rende bene l'idea. A Sanremo lunedì Trevi Meteo dava alluvioni, dove lavoro abbiamo chiuso, ma dalla mattina alla sera sole e neppure una bip di goccia. Ecco, quando danno, allora, se danno pioggia, per carità, il meteo può sbagliare, ma se danno alluvioni, capite anche come influenzano e come in realtà sia anche atto a ledere di nuovo il settore del turismo, che questa estate il turismo e chi lavora col turismo in Italia è stato massacrato da una serie di azioni veramente delinquenziali, proprio per distruggere l'economia del turismo, e molti nostri ascoltatori ci hanno segnalato fino al 60% in meno dell'anno prima, con cattivissima pubblicità fatta all'estero, con esaltando mete tipo l'Albania, che non si capisce neanche quanti soldi abbiano preso tutti sti giornalisti per commentare la stampa, meno 250%, posti stupendi, la Meloni che corre lì, non si capisce perché tanta sudditanza addirittura con l'Albania, il premier albanese che ci prende palesemente per il culo con le immagini dei barconi degli anni 90 e dei traghetti nel 2023, e la Meloni che va a saldare il conto dai cattivi italiani che non pagano la cena, e pensate, era 20 euro a testa. Ecco, questo in realtà ci porta anche dal lato economico. Alex Riccabuono lo trovate anche su Facciamo Finta Che, con la puntata che si intitola Banca Geddon, di cui rilanciamo poi anche il link, ma intanto ti voglio chiedere, Alex, un tuo parere su quanto detto fin qui e soprattutto dal lato economico, il lato delle banche, gli extra profitti e quel che accade realmente mentre le persone sono impegnate a leggere delle false notizie frivole con cui impegnano i discorsi, delle chiacchierate da bar, non accorgendosi di quel che qualcuno sta di che cosa stanno facendo sul nostro territorio e sull'economia. Allora, innanzitutto cerco di
trovare se c'è un, come posso dire, un movente per tutte le cose che stanno succedendo. Perché purtroppo io mi rendo conto che questi ultimi tempi, oramai da anni, ancora prima dello scoppio della pandemia del 2020, sicuramente i media, ma non solo, anche persone, diciamo, di una cultura medio-alta e di preparazione comunque sicuramente approfondita in alcuni settori, hanno diviso la popolazione tra complottisti e, diciamo, chi segue la scienza. Ora, e poi mi ricollego al lato economico, perché tutto purtroppo deriva da lì. Allora, innanzitutto non si può non ragionare. Quando succedono delle cose che si discostano dalla nostra esperienza, dal vissuto, anche da quello che abbiamo letto su libri non scritti 3.000 anni fa, anche se la storia è importante, ma scritti pochi anni fa, che vengono totalmente disattesi dalla realtà, penso che sia lecito porsi delle domande. Perché sta succedendo questo? Perché prima non ho mai visto certe cose e oggi capitano così spesso. E allora bisogna capire se c'è un movente. E io credo che ci sia un movente. E tutto parte dalla diciamo, fine della Seconda Guerra Mondiale con i cosiddetti accordi di Bretton Woods, che furono gli accordi presi ancora prima che finisse la Seconda Guerra Mondiale per ricostruire il nuovo ordine mondiale post-bellico. Non uso questo termine a caso. Sostanzialmente il denaro che era collegato a oro, argento, quindi a metalli preziosi, viene svincolato da questo. Si vive un periodo di circa un ventennio dal 1946, quindi appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, nasce dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Internazionale dei Regolamenti, e nel 1971 decadono questi accordi e da lì in avanti la moneta non ha più una contropartita. I metalli preziosi. Ma che cosa è ancorata? È ancorata la crescita economica. E il meccanismo che viene deciso di seguire è quello che era stato tracciato da John Maynard Keynes, il grande economista inglese degli anni 30 e 40, che purtroppo non riuscì a vedere realizzato il suo sogno, no? Cioè quello di una moneta svincolata dai metalli, bensì perché morirà nel 46, pace all'anima sua, chi lo continuerà? Chi lo metterà in pratica si dimenticherà dei consigli che Keynes aveva dato nel realizzare questo progetto di una moneta svincolata ai metalli preziosi e invece vincolata alla crescita economica. Perché la domanda che si pone subito è possibile far crescere un'economia all'infinito in un mondo finito? Questa è la prima domanda che bisognerebbe porsi. E la risposta è elementare, cioè anche un bambino di terza elementare risponderebbe che è impossibile. La verità è che dal 1971 noi abbiamo vissuto un'era legata a quelle decisioni che ancora sono le stesse che regolano i meccanismi economici. E la crescita agisce su tutte le variabili, non solo quelle economiche, agisce sulla demografia, agisce sui consumi, agisce sull'inquinamento, agisce sul consumo di terra fertile. E ahinoi agisce anche sulle cosiddette aree di influenza delle grandi potenze. Perché quello che stiamo vivendo in questo momento è un conflitto ormai apertissimo tra le grandi potenze. Cioè, quello che è successo qualche giorno fa con l'annuncio dei BRICS e della nascita nel 2024 di un nuovo blocco monetario è forse la notizia del secolo. Perché la fine degli accordi di Bretton Woods erano stati presi, cioè questa decisione fu presa il 15 di agosto del 1971, oggi siamo ad agosto del 2023, nasce un nuovo blocco monetario, antagonista a quello del dollaro e dell'euro. È una notizia dirompente, devastante. Ecco, se si sottovalutano questi aspetti, se non si guarda il contesto di quello che sta succedendo, che abbraccia un'epidemia come non si era mai vista dagli anni 20, una campagna vaccinale con Ecco, guarda, fine. Alex, ti interrompo. Se riusciamo a non nominare quelle parole ultracensurate, tipo basta Certo, dire il certo. 2020 e chiamiamoli sieri perché No, siamo bene, oggetto scusa, di, chiedo scusa, certo. da parte di Chiedo Open ultimamente. Sì, scusa. No, non ma so. intendevo di mucche.
vaccino con mucche. le mucche. Chiedo scusa. No, però adesso scherzi a parte. Cioè, se si guardano questi eventi, quelli che ho citato, l'inflazione come non si vedeva dagli anni 70, lo scoppio di una guerra regionale che diventa una guerra globale, la nascita di un nuovo blocco comunitario, li si guarda tutti separatamente, si fa un errore madornale. È come guardare sempre il dito e non vedere la luna che si nasconde dietro. E allora io quello che consiglio, allora io non credo che nessuno, neanche gli stessi, come dire, capi di Stato e analisti ai massimi livelli nel mondo abbiano le certezze in questo momento. Viviamo in un terreno nuovo. È come camminare sul ghiaccio quando si assottiglia, no? Può andare sempre bene, a un certo punto, pluff, vai a finire nell'acqua. E di aree dove il ghiaccio è sottilissimo ce ne sono tantissime. Magari poi, magari nella seconda parte del mio intervento toccheremo poi gli aspetti macroeconomici, oltre che finanziari. Se noi guardiamo quello che sta succedendo nell'economia globale oggi, è assolutamente anomalo. Come è anomalo quello che sta succedendo nel clima, come è anomalo quello che sta succedendo nei media e come raccontano le notizie. Allora, se non si capisce che c'è un problema di tenuta del sistema globale sulla base del fatto che quello che ha fatto funzionare il mondo fino ad oggi è diventato vecchio, si fanno degli errori e si cade sempre nel solito discorso del sono un complottista, sono un ignorante, non capisci, tu guarda qua, e non si va da nessuna parte. Si crea il muro contro il muro, come i tifosi di calcio, no? Forza Juve, forza Milan, forza Inter, e la mia squadra è più bella della tua, è più forte della tua, e non si arriva da nessuna parte. Cerchiamo di ragionare invece. Allora, a me piacerebbe poter fare dei discorsi seri, scevri da innanzitutto interessi economici, perché se poi andiamo a vedere anche il campo della scienza allargata all'economia, questa ha bisogno di finanziamenti. Andiamo a capire chi finanzia certe ricerche, perché sono fatte in quel modo, perché una persona si espone, parla e ha così tanto spazio nei media e un'altra persona, magari con molti più titoli, viene marginalizzata o addirittura ridicolizzata. Siamo passati in momenti in cui Nobel, grandissimi scienziati di fama mondiale sono stati trattati come dei bambini di 5 anni, mentre persone con titoli sicuramente molto meno altisonanti erano in televisione 24 ore su 24 a dirci che doveva essere così. Questo vale in tutte le materie. Allora, quando si va da un estremo ad un altro, io dico diffidate, attenzione, ci deve essere qualcosa di strano sotto, perché se io ho ragione e tu hai torto, se parliamo e cerco di spiegarti le motivazioni per cui penso che tu abbia torto e tu mi ascolti, se ti fornisco dei dati a supporto di quello che sto dicendo che confliggono con quello che mi fornisci tu, e poi si va in un discorso di evidenza, d'accordo? Ma se non mi dici neanche parlare, se tu mi dici tu sei un complottista, sei un ignorante, sei un idiota, ti marginalizzo, non ti faccio neanche parlare. Ah, ma se la pensi così, vergognati. E vabbè, ma allora non sto facendo un discorso aperto di dialettica, onesto. C'è sicuramente qualcosa di strano. Quindi diffidate dai finti guru. Tutti i settori. Torniamo, bravissimo, torniamo da te fra poco. Marco, torno da te su questo o sulle notizie che più ti hanno colpito, perché poi tra i vari scenari ce ne sono diversi. Di cui sì, ma guarda, volevo proprio solamente accennare due cose velocissime e poi volevo fare un piccolo discorso di questo periodo. Due cose che volevo dire e che mentre sentivo, no, Cosimo e Alex, mi è venuto in mente qual è stato il primo tentativo di indurre la paura a livello mediatico, no? È stato quello, se vi ricordate, dello spread, una cosa totalmente stupida e inutile, no? Che ci veniva tempestato mattina e sera ai telegiornali, e addirittura certi quotidiani lo mettevano in prima pagina, avevano fatto il riquadro, no? A 172, no? A 122, hanno fatto cadere dei governi per una cosa che non aveva nessun senso. Eppure sentivi il taxista, il macellaio parlare dello spread come se l'avesse sempre avuto in casa, non come se lo conoscesse. Uno. Due, proprio quello che diceva adesso Alex, che poi ci potrà spiegare bene dopo, riferito ai BRICS,
È proprio questa la grande differenza, è che i BRICS, il loro conto monetario, quindi la loro banca, il valore della nuova moneta che creeranno, sarà un ritorno all'antico, come dicevamo prima, proprio perché saranno basati sui metalli preziosi, ma non soltanto l'oro e l'argento, ma anche queste terre rare e altri prodotti. Ad esempio, avremo nazioni tipo il Cile, tipo il Perù, la Bolivia, no? Che hanno delle terre rare che diventeranno ricchissimi da quel punto di vista lì, cioè una moneta molto forte, mentre invece oggi purtroppo sono lì che si annaspano perché purtroppo sono legati, come diceva giustamente Alex, ad una moneta che è legata sulla crescita, che se tu non hai la crescita economica sei tagliato fuori dal mondo. Questo perché? Perché quella che abbiamo visto fino ad oggi è stata una mentalità di statunitense centrica, dove tutto era basato sulla moneta e quindi la crescita economica e quindi questo. Detto ciò, e quindi lascio poi agli esperti il commento. Ho letto nelle note, proprio in riferimento a questo agosto, no? Che stava a fine agosto, un ascoltatore di cui non ricordo il nome che ha detto, mi chiedeva se avevo notizie sul Niger. Allora, notizie sul Niger ce ne sono e anche di molto interessanti, perché lì la situazione purtroppo è scivolata un po' fra le mani a soprattutto i francesi. E gli statunitensi se ne stanno lavando le mani. Perché? Perché non hanno nessuna intenzione di andare a intervenire in un secondo scenario quando gli si sta per aprire anche quello asiatico. Già non riescono a tirare fuori gli stivali dal fango ucraino, figuriamoci se si vanno a ficcare in Africa, dove mai nessuno ha avuto una gran fortuna. Quindi la situazione del Niger qual è? La situazione del Niger è che il Niger ha due o tre nazioni vicine che si sono già proposte, anzi hanno già inviato aiuti, hanno già inviato materiali, ma già hanno messo a disposizione le proprie truppe per difenderli da un eventuale attacco. L'attacco dovrebbe avvenire da 3-4 staterelli che, ahimè, l'unica loro colpa è quella di essere ancora succubi della Francia e nient'altro, no? E quindi forse coglieranno l'occasione per risolvere il problema alla base. La Nigeria, su cui soprattutto gli inglesi, in quanto ex colonia, facevano affidamento, ci sono stati dei problemi interni perché il Parlamento ha votato contro l'intervento, il Biafra ha minacciato la secessione, insomma è successo di tutto, l'unico che vorrebbe fare l'intervento è il presidente, ma è stato sconfessato da tutti. Macron ha chiesto all'Algeria di poter passare, perché quella sarebbe la linea diretta, poter passare con i propri aerei per andare a portare, perché i francesi hanno ancora 2000 militari, 2500 militari da quelle parti, di portare degli aiuti, probabilmente portare altri militari lì in zona, perché insomma da quelle parti con 2 o 3 mila soldati fai la differenza se sono ben addestrati. E l'Algeria gli ha detto di non provare a passare sopra di loro, no? Perché lo considererebbero un atto di guerra. Sopra la Libia non possono passare perché sennò glieli tirano giù, e fare il giro largo è un problema, e quindi dopo una settimana di silenzio Macron ha sguinzagliato i suoi andare a cercare l'uranio da altre parti, perché purtroppo, ahimè, che poi non ha detto che non glielo vendono più l'uranio, ha detto che glielo vendono, cioè perché sino ad oggi la Francia andava giù, glielo faceva estrarre, poi gli dava un centesimo al chilo e se lo portavano a casa. Bella la vita, no? Quando è così, no? Invece adesso dice, vabbè, il prezzo di mercato quant'è? Non te lo so dire, fai finta a 50.000 dollari al chilo, dico una sciocchezza, no? Bene, mi paghi 50.000 dollari, no? E con questo finisco e la passo a Cosimo. C'è un'altra, per chiudere il discorso dell'uranio, l'avevo già letto tempo fa e questa settimana ho visto la conferma, cioè ho visto proprio i dati ufficiali.
gli Stati Uniti, dico gli Stati Uniti, ancora oggi importano fra il 25 e il 27% dell'uranio che a loro serve per far andare avanti le loro centrali nucleari da chi? Dalla Russia, no? E glielo pagano subito, perché se no non glielo portano. Ecco, per quello che Putin è piuttosto tranquillo, perché come avrebbe potuto chiudere gas a noi per mandarci a gambe all'aria, che non l'ha fatto, non lo sta facendo con gli Stati Uniti. Ma se gli Stati Uniti esagerassero, fai in fretta, e le centrali nucleari non le puoi spegnere, devi tenerle accese al minimo, ma le devi tenere accese. Ecco. Vado? Vadi. Allora Gianluca, cercherò di aggiungere altre cose ai due bei interventi che ho ascoltato in questo momento, perché molto interessanti, in linea con quanto vado a raccontare anche io nei miei articoli e nei miei libri. Diceva molto bene prima Alex, in effetti gli accordi di Bretton Woods sono stati fondamentali per quel signoraggio planetario del dollaro, no? Che poi si è collegato ulteriormente, per aggiungere un'altra cosa, nel 73 il collegamento col petrolio, nascita del petrodollaro. Quindi, dove hanno costretto poi tutti i paesi del mondo a dover comprare il petrolio per forza in dollari. È stata proprio una costrizione. Lì c'è il signoraggio planetario, appunto, del dollaro. Ecco, quindi una notizia molto, ma molto importante, perché già da tempo si diceva il fatto che l'Arabia Saudita sarebbe entrata nei BRICS, sarebbe, alla fine è stato confermato. Quindi non c'è ora solo l'Arabia Saudita, sono entrata l'Argentina, l'Egitto, l'Etiopia, l'Iran e anche gli Emirati Arabi Uniti. Ma perché io sottolineo l'Arabia Saudita? Che è fondamentale, come diceva prima, qui stiamo davanti a un periodo epocale storico realmente. Perché l'Arabia Saudita, entrando nei BRICS, fa decadere anche quell'ulteriore accordo, appunto, e cade il petrodollaro. Cioè, cosa significa? Che il petrolio lo puoi acquistare con qualsiasi altra valuta, come già sta accadendo. Quindi ha velocizzato quel processo di dedollarizzazione del pianeta, è chiaro? Quindi processo di dedollarizzazione, cade la moneta fiat, quella moneta creata dal nulla, senza nessun collegamento con nulla, perché dobbiamo tenere presente anche una cosa, apro una piccola postilla, una piccola parentesi. Effettivamente la moneta, il valore della moneta glielo conferiamo noi in quanto popolo, in quanto cittadini. Naturalmente bisogna avere comunque un controvalore, tra virgolette, di ricchezza che serva a rappresentare anche quella moneta, che non deve essere solamente materiale o di beni reali come oro, petrolio, argento o gas o qualsiasi cosa, perché nell'ambito della ricchezza di un popolo coesiste e esiste anche la ricchezza culturale, la ricchezza del saper fare, la ricchezza dei talenti, lo sviluppo, come dire, dell'ingegno umano che un popolo può avere magari di più rispetto a un altro. Ecco, tutto questo è ricchezza di un popolo. Ecco, alla base di una vera moneta e una vera sovranità monetaria, quindi una moneta come il sangue, dovrebbe avere un'analisi di tutta la ricchezza che un popolo possiede. Nel frattempo che noi arriviamo a questa e auspichiamo a questa reale sovranità monetaria, dove ogni popolo esercita la propria sovranità attraverso una moneta non emessa a debito, nella giusta misura, in virtù della sua economia, sfruttiamo le pieghe, cioè le crepe del sistema, e i BRICS sono questo, una crepa di quel sistema, di quel nuovo ordine mondiale che è arrivato, come dire, nel periodo finale, e vediamo che quel mondo multipolare su cui sta lavorando soprattutto, io dico, la Russia, Putin, che si è messo totalmente di traverso a quell'ordine, nuovo ordine mondiale, a noi torna a vantaggio questa cosa. Io non dico che poi dobbiamo prendere le cose per oro colato, no, noi dobbiamo inserirci in queste crepe, intanto da valorizzare ciò che abbiamo noi e auspicare a quella sovranità che dicevo. Poi, tra una moneta, voglio dire, che non ha nessun controvalore, sta crollando, perché se crolla il dollaro, il petrodollaro, in automatico crolla l'impianto dello SWIFT, cioè crolla il franco svizzero, crolla la sterlina, crolla l'euro, perché non hanno totalmente nulla questi, se non alla base il dollaro, il petrodollaro. Ecco perché l'Europa è totalmente colonizzata, non solo l'Italia più degli altri, ma l'Europa è totalmente colonizzata agli Stati Uniti d'America, alla NATO e al Deep State, perché se crolla appunto il dollaro, crollano tutte le economie, tutti i ricconi. E poi ci pensiamo che il mondo
come dire, è tutto da questa parte. No, in realtà la maggior parte del mondo oggi è contro questa elite. Quindi vedere, sai, il discorso che ci hanno lanciato attraverso la propaganda, come dire, che c'è la guerra Davide contro Golia, no? Quindi Davide che è rappresentato dall'Ucraina che sta combattendo contro Golia, che sarebbe la Russia. Beh, molti paesi e tanti paesi, soprattutto quelli africani anche, e non solo, stanno vedendo un'informazione inversa. Cioè, nel senso, stanno vedendo che Davide è la Russia e il vero Golia sarebbe chi sta dietro l'Ucraina in questo momento. Quindi la NATO e tutti i potentati, perché sono loro. E quindi la Russia da sola è riuscita a mettersi di contrasto a quella guerra che effettivamente è contro di loro. E tant'è vero che in Niger è scoppiata quella rivoluzione interna e hanno invaso, se vogliamo, l'ambasciata francese al grido "Viva Putin, abbasso la Francia". E dobbiamo accennare anche un'altra cosa che è accaduta in Niger, perché ricordiamoci che il Niger fa parte di quei paesi africani che utilizzano il franco CFA, cioè il franco, voglio dire, francese, che viene utilizzato per schiavizzare e colonizzare ulteriormente anche attraverso sempre l'utilizzo di una moneta estera. E quindi lo stanno rifiutando questo discorso, molto importante, e non sono solo loro a rifiutarlo. E quindi tanti paesi africani, quando andò Xi Jinping a parlare con Putin, che si incontrarono, di quella notizia non dissero che c'erano altre 40 delegazioni di paesi africani che stavano contrattualizzando accordi con la Russia per scambiare con le loro monete. Ecco, ora la riunione del BRICS fatta in Sudafrica ha tenuto conto di tutte queste cose e noi dobbiamo trarre vantaggio da questo. Se lì si formerà un'ulteriore moneta per gli scambi di geopolitica e economici tra i paesi partecipanti al BRICS, questo che ben venga, per abbattere ulteriormente il potere della moneta debito e dell'usurocrazia. Poi, ripeto, non dobbiamo prendere tutto per oro colato, noi dobbiamo, come dire, imparare ad incastrarci in queste crepe e per poterlo fare dobbiamo necessariamente riacquisire quello spirito di popolo che è lì che ci hanno abbattuto, perché l'abbiamo perso sia culturalmente che spiritualmente. Dobbiamo rafforzarci, dobbiamo credere in noi, dobbiamo credere nelle nostre qualità perché hanno fatto letteralmente il lavaggio del cervello. E come diceva bene prima Alex, che cosa fanno questi attraverso il lavaggio del cervello? E indottrinano, instillando nuove culture, nuove tipologie di informazioni. Perché finanziano alcune filosofie e altre le abbattono? Perché finanziano alcune, anche magari la spinta di alcune religioni rispetto ad altre, perché anche la religione viene strumentalizzata per questi fatti, ricordiamocelo. Perché anche per dire, quando la Russia cercava in tutti i modi l'unione con l'Europa, hanno fatto in tutti i modi per far sì che non ci fosse questa, perché l'Europa unita, che va da Oriente a Occidente, fa paura ai globalisti. Tant'è vero che si stavano anche unendo a livello, cioè, ricordo che Benedetto XVI era molto legato al cristianesimo ortodosso. Putin aveva fatto e aveva costruito i condotti del gas con l'Europa, non con la Cina, che poi hanno detto che se li è autodistrutti, cose assurde. È normale che in questo stato di fatto, perché culturalmente la Russia è Europa, non è Cina, ricordiamocelo questa cosa, eh? Mosca è la terza Roma, cioè le dico sempre queste cose per evitare che qualcuno se le scordi. Culturalmente hanno tradizioni storico-culturali vicino a quelle europee, greco-romane e cristiane pure, è chiaro? Quindi, in tutto questo scenario globale, oggi è normale che la Russia sta cercando in tutti i modi di aumentare e amplificare il processo di dedollarizzazione, perché quando gli hanno chiuso i circuiti SWIFT, gli hanno fatto un attacco, no? Giustamente. Però chi ne sta andando, cioè chi sta andando sotto a tutto questo casino che hanno combinato, sono di più i paesi europei, vedi l'Italia, l'iperinflazione, perché quelle sanzioni sono tornate indietro a noi come un boomerang. Allora, vado in conclusione per dire, sicuramente è tutto valido quello che sta accadendo, cerchiamo di approfittare di quanto sta accadendo nei giochi di geopolitica internazionale, prepariamoci però noi a tempi durissimi, perché
perché purtroppo stiamo vivendo e viviamo in un paese ultracolonizzato da questo potere. E quindi in automatico i potenti e i potentati che stanno sopra, per mantenere il loro potere, come dire, raschieranno il fondo, raschieranno quel fondo che cercheranno di prelevare dai nostri risparmi, dalle nostre ricchezze e da tutto ciò che possediamo. Cercheranno e sul Cercheranno, cercheranno, bravissimo. adesso ci arriviamo, mentre prima di passare ad Alex, giustamente chiudiamo il giro con Alex, ma facciamo entrare anche Ukedu che è arrivato a trovarci, così poi il nuovo giro partirà proprio da Gianfranco. Buonasera a Ben tutti. Grazie. arrivato. Buonasera a tutti. Ciao Guarda. Gianfranco. Così, Ciao. guarda, perfetto, così sei entrato in ordine in senso orario e adesso torniamo da Alex, mentre vi do anche una dritta, qualche mio amico all'estero, in particolare in Svizzera, mi ha detto, guarda, ti do questa notizia, da noi si mormora, quindi prendiamolo come rumors, che da 1 gennaio 2024 entri in funzione questo R5, questa moneta dei BRICS, che stanno già stampando. Secondo questi rumors, io non l'ho avuta in mano questa moneta, quindi il condizionale è d'obbligo, però su questo vi facciamo un po' riflettere. Tenendo presente che l'Italia non è nei BRICS, non lo sarà, e non è che bisogna essere per forza tifosi dei BRICS per dire che il Deep State deve prendere una batosta, perché finché non prende una batosta non ci può essere un risorgimento di quella che è l'area del Mediterraneo, l'Italia, che sono le zone geografiche che più mi stanno a cuore, ecco, quindi non vuol dire diventare cinesi, perché sennò siamo tutti d'accordo che si passa dalla padella alla brace, anche perché poi, secondo me, anche questo dualismo mi sembra in grande un ulteriore divide et impera. Su questo siamo d'accordo anche con chi è critico e non è tutto oro quello che luccica. Detto ciò, Alex e poi Gianfranco. Allora, mi ricollego proprio a quello che stavi dicendo, Gianluca, perché che poi era un po' alla fine anche del mio discorso precedente. Non bisogna fare cadere nella trappola dei tifosi di calcio, perché per quanto fallace alla radice un sistema costretto alla crescita infinita in un mondo finito, con una moneta debito non più ancorata a un valore reale di oro, argento, altre materie prime. Questo sistema ha dato un benessere al mondo, in particolar modo alla nostra parte di mondo, come non si vedeva da mai nella storia. Se noi prendiamo tutti gli indicatori, diciamo, che vengono utilizzati sia dagli economisti, ma anche dai medici, quindi nel settore, scientifico, per, valutare la qualità della vita delle persone, il periodo che va dal 1970 fino ai giorni nostri è nella storia il periodo più ricco, più florido per tantissime persone sulla faccia della Terra. Purtroppo a discapito invece di una povertà diffusa in altre zone della Terra, dalle quali noi abbiamo prelevato un valore aggiunto, perché se io immetto una moneta che vale 100 e alla fine dell'anno do un PIL che vale 103 o 104 e nel mio sistema circolano 100 dollari o 100 euro, dove li prendo questi 3 o 4 euro in più? Ogni anno, punto di domanda, le devo andare a prelevare da qualche parte e quindi devo riuscire ad approvvigionarmi di una materia prima o di un semilavorato a un valore molto basso, trasformarlo qua, creare un prodotto con un valore aggiunto superiore per poterlo poi rivendere a chi se lo può permettere. E questo è l'extra valore. Questo meccanismo è sicuramente iniquo, che ha sicuramente dei lati oscuri, innegabili, è stato comunque la base del più grande periodo di pace e di prosperità dell'Occidente da sempre. Noi venivamo, la mia nonna, per esempio, che è morta 3 anni e mezzo fa all'età veneranda di 103 anni, è nata nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale era una trentenne, faceva la Croce Rossina in ospedale e aiutava chi aveva dei problemi di salute. E allora io gli ho sempre chiesto: non è mai possibile che voi negli anni 30 non vi siete accorti che stava per arrivare il totalitarismo, che insomma eravate alle porte di una guerra che avrebbe fatto milioni di morti? E lei mi diceva: figurati, Alex, negli anni 30 c'era un entusiasmo, una voglia di vivere, stavano arrivando i prodotti nuovi dagli Stati Uniti, dall'Asia, stavano costruendo infrastrutture, opere pubbliche meravigliose. Addirittura il mio bisnonno, cioè il suo papà,
è stato uno dei pionieri della guida, è stato il secondo italiano a prendere la patente di guida, ho ancora qua la medaglia d'oro da qualche parte qua dietro di me, no? Quindi in quel periodo c'era un benessere, un entusiasmo, un attaccamento anche nazionale che per certi versi ricorda quello che abbiamo vissuto negli ultimi 5-6 anni prima della grande pandemia. Quindi non c'è da stupirsi se molte persone oggi non si rendono conto, sottovalutino quello che sta succedendo. Ma poi sempre la mia nonna mi ha chiesto, ma scusami, ma quando poi è scoppiata questa guerra? Ma non vi siete accorti che stavano aprendo i campi di concentramento, c'erano le camere a gas, la gente veniva uccisa arbitrariamente? Lei mi dice, ma figurati se noi lo sapevamo. Io, te lo giuro, Alex, l'ho scoperto quando la guerra è finita che c'erano le camere a gas. A noi mica ce lo dicevano, ci dicevano che mandavano i militari insomma nei campi di detenzione come si è sempre fatto, ma non che si facevano i rastrellamenti e si ammazzavano le persone nelle camere a gas. Quindi purtroppo quando vengono a crearsi dei problemi seri di carattere economico emergono le brutalità dell'essere umano, emergono gli impulsi più biechi di tutte le nazioni. Cioè non è che, come dicevi giustamente tu Gianluca, i cinesi sono migliori antropologicamente degli americani e un mondo a trazione sino russa sia un mondo auspicabile meglio di quello americano. Io non credo, le nostre radici sono qua, le hai evocate tu prima, sono radici culturali, sono radici anche di credo religioso, di millenni di storia sociale insieme, no? Sicuramente questi popoli ne hanno delle altre e sono convinto che li vorranno imporre a modo loro. Quindi il vero problema qui è capire se esiste un sistema per tenere in piedi la baracca, ovvero per evitare che si arrivi a uno scontro totale, perché anche qua io ho sentito negli ultimi mesi gente dire bisogna annientare la Russia, bisogna ammazzarli di qua e di là. Ma sì, ci si dimentica che hanno 6.300 testate nucleari, più sono militarmente una delle più grandi potenze del pianeta. Allora è un gioco a somma zero. Se parte un solo di quei missili è finito il mondo. Siamo finiti tutti, non c'è un punto dove qualcuno li ha chiamati globalisti, grandi potentati, qualcuno li chiama Deep State, qualcun altro li chiama gli Illuminati, eccetera, eccetera. Ognuno gli dà il suo nome. La realtà è che da sempre, nella storia dell'umanità, chi comanda usa i meccanismi del potere. E i meccanismi del potere che ci sono, per esempio il Niger, parlavamo prima del Niger. Il Niger è il fornitore del 26% dell'uranio dell'Europa. Perché non ci sono solamente le centrali francesi, ci sono anche quelle tedesche, ci sono quelle svizzere, e praticamente una pietruzza su quattro di uranio che arriva in Europa proviene da lì. Quindi perché è partito questo contrattacco dal Niger? È per questa ragione qua, per una ragione economica. Perché l'Ucraina? Perché i russi sono in Donbass? Quasi nessuno lo sa. Ma il Donbass è uno dei tre punti sulla faccia della Terra che sono chiamati scudi tettonici o scudi tellurici, ovvero sono quei punti in cui la Terra, più di 500 milioni di anni fa, quando non era ancora pienamente solidificata, attraverso i movimenti dei continenti e delle placche tettoniche, ha spinto quantità enormi di metalli rari che di solito stanno nelle profondità della Terra in superficie. Ce ne sono tre sulla faccia della Terra, di posti come il Donbass, non l'Ucraina, cioè quella zona che sta al confine tra la Russia e l'Ucraina, che sono così ricchi. I primi giacimenti del continente euroasiatico, quindi Europa e Italia messi insieme, di litio, che è alla base della costruzione delle nuove pile per la rivoluzione elettrica, sta lì. Il 92%, poi magari mi sbaglio sulle percentuali, ma di poco, del gas neon, che è la base della costruzione dei semiconduttori per i microchip, sta lì. Parlavamo prima di terre rare, parlavamo di cobalto, di cadmio, sono lì. Quindi c'è una quantità di metalli spaventosa. Questa guerra è nata e sta crescendo e si sta sviluppando solo per questioni economiche. Quindi se l'uomo oggi in un pianeta di più di 8 miliardi di persone, con un livello di consumi, di benessere, come non è mai, diciamo, non è mai stato raggiunto prima nella sua storia, vuole evitare di ripiombare nel Medioevo, vuole evitare di massacrarsi come facevano nella prima guerra mondiale con le guerre di trincea che si sparavano tra cugini e fratelli per avanzare di 3 metri, si deve sedere a un tavolo e deve capire che l'unica maniera è trovare un substrato comune,
un nuovo modello, un nuovo paradigma economico, forse una nuova moneta. Adesso non voglio complicare troppo le idee, ma perché sono nate le criptovalute? Secondo voi un sedicente Satoshi Nakamoto nel buio della sua stanzetta mette le mani su un software brevettato dall'NSA, cioè dai servizi segreti militari della Marina americana, e ci crea un protocollo per una valuta digitale decentralizzata da solo nel buio e lo regala al mondo e non si sa dov'è, chi è? Cioè, certo, qualcuno mi dice che nel nord della Finlandia c'è un paesino dove c'è un uomo con la barba che ogni anno va in giro a portare i regali. Ecco, non voglio spoilerare a nessuno che il 25 di dicembre c'è questo quello personaggio. Io l'ho visto, esatto. Io l'ho visto. Anch'io l'ho visto, però pare che non sia proprio verissimo. Ecco, non voglio. Ecco, se crediamo a Babbo Natale, allora va bene credere che ci sia un ingegnere sconosciuto che si crea un modello sulla base di un sistema di crittografia informatica per rendere incomprensibili messaggi militari da una base all'altra degli Stati Uniti e lo trasforma in un protocollo per una moneta digitale. Vogliamo crederci? In realtà probabilmente c'è un altro progetto, cioè di creare una moneta non più legata a beni fisici, perché mi ricollego a quello che diceva prima Cosimo e anche Marco, loro possono anche usare l'oro, ma voi se voleste riunire tutto l'oro del pianeta in un unico punto, ci riempite una piscina olimpionica, ok? Quindi tutto l'oro del pianeta è più diciamo grande di una piscina olimpionica riempita. Il valore del debito globale si aggira intorno ai 90 triliardi di dollari, cioè ovvero qualcosa come decine di migliaia di volte il valore di tutto quell'oro. Dunque una moneta basata su un bene finito non può esprimere un'economia che invece oramai ha dei numeri quasi infiniti, per cui c'è bisogno di qualcosa di nuovo. E riuscire a far sedere a tavolo popolazioni diverse, con culture diverse, con interessi diversi, per trovare una quadra in questo enorme casino è difficilissimo. Ecco perché il rischio vero, come diceva Cosimo, è che è più facile spararsi in testa e andare alla terza guerra mondiale. Ma questa terza guerra mondiale non la vince nessuno. Quindi il mio suggerimento è: usiamo il cervello, ragioniamo, non facciamo i tifosi di calcio. Basta incontrare qualcuno che la pensa in maniera diversa da noi, anche se dice delle cose molto sbagliate o che riteniamo sbagliate e lo insultiamo o ci facciamo insultare. Cerchiamo di ragionare a livello macro, cerchiamo di capire qual è il nostro intento. Noi siamo degli esseri umani, cosa ci interessa? Poter alzare la mattina, avere un piatto da mangiare, fare qualcosa che ci diverte e mandare avanti la nostra famiglia. Guardate che sono gli stessi obiettivi che hanno in Africa, in Asia, in America Latina. Non è che un uomo del Borneo, un nuovo Papua Nuova Guinea, da un punto di vista genetico o antropologico, sia tanto diverso da noi. Ha una cultura diversa, ha un modus operandi e di vita più semplice magari, ma se fosse spostato, come capita, perché magari adotti un bambino africano e lo porti da noi, lo fai studiare, si laurea e diventa una persona brillantissima. Quindi antropologicamente non siamo diversi. Cerchiamo di ragionare come uomini e non come io sono più furbo di te, io sono più bravo. Ed è l'errore che stanno facendo alcuni dei nostri politici dalla questa parte del mondo, che si ritengono antropologicamente superiori ad altre parti del mondo. E questa cosa qua nel 2023 è anacronistica. Già che i politici si ritengano qualcosa è già un insulto. Allora, devo dire che appunto, mentre ho scoperto una chat dove è scoppiata una grande passione per la tettonica a placche, in realtà voglio dare la parola a Gianfranco, come al solito hai domanda a piacere su quel che stiamo vivendo, se ti vuoi collegare, se vuoi aprire un nuovo fronte, hai carta bianca. È molto interessante la discussione che state facendo. Io purtroppo l'ho potuta ascoltare dal momento in cui mi sono collegato perché ero in viaggio. Io direi che forse dovremmo, giustamente come dice Alex, volare un po' più alto e iniziare a ragionare e analizzare il tutto un po' più dall'alto. Io penso che non ci siano a lato pratico due fronti a livello mondiale. Ci sia
oltre che un aspetto di guerra sotto varie forme, economica, militare, una guerra del cibo, no? Alimentare. E su questi fronti la Russia sta stravincendo in pratica. E anche sotto il profilo della geopolitica l'ha dimostrato con l'Africa. Non credo che i nostri politici non sappiano o abbiano un'opinione come quella che trasmettono, perché il politico ormai per definizione, diciamo, ha perso tutto quello che poteva essere la caratteristica di un politico trasparente, no? E quindi sono finti. Per cui quando parlano in un certo modo e si esprimono in un certo modo è perché praticamente si rivolgono al loro elettorato. I politici che sentiamo qua parlano in quel modo perché parlano all'elettorato italiano. In Germania Scholz parla all'elettorato tedesco, Macron pure. Come avrete potuto notare, in Francia, durante la rivolta di questi ultimi mesi, c'era chi stava tranquillamente seduto al ristorante e chi fuori dava fuoco alle auto e soverchiava Parigi in lungo e in largo. Per cui il linguaggio che utilizzano questi politici è finto e serve esclusivamente per parlare al loro elettorato, per convincere e fare propaganda. Non è assolutamente vero che loro non sanno nulla o non sono a conoscenza del fatto che in altri continenti e in altri paesi ci sono persone senzienti come loro. Per cui non c'è da meravigliarsi, come è venuta fuori in questi giorni la notizia, dove il dialogo tra Macron e Scholz, un'intercettazione fatta dai russi, non c'è da meravigliarsi se Macron descriveva, ascoltando Scholz, no, Scholz descriveva Macron, scusate, descriveva Macron che mentre parlava con Putin l'anno scorso, all'inizio del conflitto, egli descriveva tutte le sanzioni che avrebbero applicato alla Russia e Putin restava indifferente e calmo e lui non capiva come mai Putin restasse così indifferente e così calmo, no? E anche Macron è rimasto sbalordito per questo aspetto qua. Macron ha tentato diverse volte di incastrare Putin e fargli dire qualcosa attraverso delle telefonate che hanno registrato, no? E poi hanno cercato anche di pubblicarle, alcune le hanno pubblicate, però ci ha fatto una magra figura, tant'è che poi Putin ha chiuso i contatti con Macron anche a livello telefonico, perché comunque è emerso che i nostri politici sono sovragestiti, seguono gli interessi, per questioni private, personali, per mantenere la poltrona, per mantenere quell'incarico, seguono gli interessi di chi li paga, cioè di chi li corrompe. Perché tanto se non lo fai tu, lo fa un altro. Te lo senti dire sin da bambino, sin da ragazzo. No, ma non puoi non approfittarne. Perché se no, te lo prende un altro quel posto. Noi siamo cresciuti in una società corrotta che si basa sulla corruzione. E diciamo che ora, siccome la Russia, ho cercato di spiegarlo tante volte, siccome la Russia si è trovata di fronte a un problema di esistenza, esistenziale, o scomparire o prendere in mano il tutto, predisporsi e affrontare questo conflitto, come sta accadendo ora. Ma erano anni che si preparavano, dalla fine del crollo del muro di Berlino, anche possiamo dire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché poi il muro di Berlino lo spiegò benissimo il caro Giulietto Chiesa, perché i russi furono costretti a costruire il muro di Berlino, perché venne utilizzata una nuova moneta. Allora, la nuova moneta, il nuovo marco tedesco, che aveva una capacità d'acquisto notevolmente superiore al marco della Repubblica Democratica, no? Quella sotto il controllo russo. Per cui favoriva un flusso migratorio dalla Germania russa alla Germania statunitense. Qui sta succedendo la stessa cosa. Abbiamo la creazione di nuove monete come se stessimo cambiando l'abito. I paesi, il sistema economico sta cambiando l'abito. Perché per far crollare il vecchio sistema, cioè il mondo praticamente
a senso unico, il mondo globalizzato, progettato, ideato da questi finanzieri occidentali, era necessario cambiare anche il sistema economico, soprattutto il sistema. Conflitto. In China sono accadute diverse cose dal 2014. Io condivido con Alex quello che ha detto in riferimento ai giacimenti in Ucraina, ma non sono così come ce li raccontano. Gli ucraini non hanno questi giacimenti così preziosi, perlomeno io dal 2010 che frequento l'Ucraina, e nessuno ha mai parlato di giacimenti con litio o altro a questi livelli. Sì, hanno dei giacimenti, ma praticamente non sono riusciti a sfruttarli fino ad oggi, o è semplicemente propaganda occidentale. Ed è per questo Esatto. motivo No, qui esatto. che. No, se posso, scusami Gianfranco, proprio appena prima dello scoppio della guerra, era febbraio del 2020, una società australiana aveva firmato in fretta e furia un protocollo con il governo di Kiev per lo sfruttamento delle risorse non solo di litio, ma delle diciamo, miniere di terre rare e altri metalli nella zona del Donbass che non erano mai stati toccati. Sono stati scoperti grazie a diciamo perlustrazioni fatte a spese di questa azienda che dopo almeno un paio d'anni di lavoro di analisi si è fatta convinta che era arrivato il momento di sfruttarli. E c'è un libro interessante che posso suggerirvi che Isabella, che si intitola Scudo ucraino, non si può di certo definire un libro filo russo per come è scritto, che racconta di questi cimenti e diciamo, fa riferimento alle fonti che, però, come giustamente stavi dicendo tu, non erano stati sfruttati. Quindi gli stessi ucraini non erano particolarmente a conoscenza di questa cosa quando è emersa e quando è stato firmato il protocollo e poi è partito insomma il piano di contrattacco da parte dei russi. Quindi che ci sia un problema legato alle materie prime direi che spiega anche in parte quello che sta succedendo. C'è un Cadere problema nella rete. nei miei territori. C'è Non ho capito? un problema legato ai territori, cioè le multinazionali stanno cercando di acquistare i terreni ucraini. Ci sono tante aziende che sono costrette a chiudere, aziende agricole, perché sono diventate di proprietà di multinazionali. Perché tutte le terre in Ucraina erano di proprietà del governo, hanno Certo. modificato la legislazione e le multinazionali ci si sono buttate a capofitto. La guerra del futuro sarà alimentare. Sicuramente il tema alimentare è il 40% del grano del pianeta arriva da lì, quindi hai perfettamente ragione. Anche questa è una favola. Cioè, Cioè, che così tanto grano provenga dall'Ucraina è una no, non favola. dall'Ucraina, da lì insieme alla Russia. No, no, cioè, no, è vero che non hanno 40%, no, no, non mi fa intendere. Intendo tra Russia e Ucraina, più o meno occupano il 40% del grano mondiale. Ma il valore aggiunto in termini prezzo si può spuntare sul mercato primario delle derrate agricole non è neanche lontanamente compatibile con quello che si può estrarre in termini di valore aggiunto con quei metalli che sono fondamentali tra l'altro per la transizione ecologica, la transizione energetica, transizione digitale che è tanto sbandierata, cioè è il petrolio del futuro per intenderci. Chi mette le maniche diventa l'Arabia Saudita del 22° secolo, per intendere. Vorrei fare anche un'ultima perché sì. per concludere, sì, prego, brevissimo. scusa, prego. Scusatemi, Hegel disse che per la ricchezza di un paese non sta nei beni o nelle proprietà che possiede, ma negli strumenti. E questo l'ha dimostrato l'Inghilterra nel periodo coloniale, non avendo risorse, ma utilizzando e parassitando le colonie, ha costruito una flotta navale che gli ha consentito di costruire un vero e proprio impero. Per cui non è importante avere delle risorse, delle materie prime, è importante saper utilizzare gli strumenti che hai. Purtroppo in Europa questo è scomparso.
perché la nostra economia non è più legata a un'economia reale, nello sfruttamento degli strumenti, visto e considerato che risorse non ne abbiamo granché. Per cui l'Europa è destinata a morire economicamente, perché i nostri politici stanno soffocando l'economia, non utilizzando e ampliando gli strumenti che l'Europa potrebbe avere, soprattutto sotto forma tecnologica. Ecco qua, adesso prima di passare poi da Marco, faccio solo una premessa io, nel senso che le premesse sembrerebbero queste, ma da sempre anche tutte queste elite multinazionali di cui poi cominceremo a parlare, queste lobby, in realtà ci fanno ben poco con un sistema completamente distrutto. Quindi vogliono indebolirlo abbastanza da poter effettuare alcuni cambiamenti che farebbe. Siamo condizionali, farebbero comodo a loro, ma non sono i soli a giocare. Quindi, anche se può capitare che li si vede in vantaggio, in realtà li si vede anche belli nervosetti. Aspetta, che sento un ritorno, Mesbet, probabilmente era Gianfranco. Però dicevo, quindi bisogna in qualche modo ricordare che tutta una serie di segnali danno che non converrebbe neanche a loro, quindi proprio è una guerra a perdere, un voto a perdere che stanno facendo per giocare con l'economia, anche se purtroppo qualche azienda e molti posti di lavoro e molte persone stanno lasciando questo paese con l'umiliazione ulteriore di Meloni e i suoi che si trovano a fare in qualche modo i progressisti del PD a dire che l'Italia ha bisogno di immigrati. No. L'Italia non ha per niente bisogno di immigrati. L'Italia ha bisogno degli italiani, delle persone che vengono formate dal sistema di istruzione, dal know-how, dalla genialità, da tutto ciò che in qualche modo gente che ha voglia di lavorare viene accompagnata alla porta dai fatti. Perché in questo paese, se hai voglia di lavorare, sei un delinquente. Questo è il pensiero che qualcuno ha pensato bene di instillare nei più. Ma ricordo anche tutte le code infinite notturne per fare il passaporto. Vi posso garantire che non c'è tutta questa voglia di andare a visitare Londra. La gente si mette in coda di notte perché sta scappando, perché sta portando le proprie aziende all'estero. E quindi siamo ancora in tempo, a parer mio, per prendere a calci in culo chiunque venga a chiedere il voto, chiunque. E sottolineo chiunque venga a chiedere il voto, un calcio in culo, perché è questo il sistema che non va più bene. Quando questi signori prenderanno una sonora batosta, a parer mio, dovremmo in qualche modo essere ancora in grado. D'altronde, l'Italia, l'Europa e il bacino del Mediterraneo, lo ripeto, l'ho già detto in altre puntate, a parer mio, il progetto europeo dovrebbe non cagarsi minimamente tutti i signori dell'estremo nord che per cultura, per paesaggi, per ambienti, per densità di popolazione non hanno niente a che fare con noi, per stile di vita non hanno niente a che fare con noi e dovremmo stringere molte più alleanze con tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, da cui anche guarda un po' la fine che è stata fatta fare a Gheddafi e i viaggi ridicoli di pseudopolitici in quel dell'Algeria, in quel della Tunisia, un imbarazzante teatro libico, la tratta degli schiavi che viene riportata in auge da chi si finge non razzista, ma in realtà è vero razzista, perché ricordiamo che i veri razzisti sono coloro che nelle trasmissioni televisive, nei salottini, chiamano come al solito la persona di colore e gli fanno fare il monologo sul razzismo. Questo è razzismo. Perché vuol dire che sono i primi a dire mettiamoli così gli facciamo parlare quello, facciamo senso di colpa sugli italiani, a parlare male del popolo che magari li ha accolti, e questo è un seminare l'odio. Ok? Quindi si fingono progressisti, sono bigotti loro. Noi analizziamo i fatti, però io personalmente vedo il bicchiere mezzo pieno e vedo che a una certa uno dice, quindi dove arriveranno? Sicuramente il reset vorrebbe essere economico, ma a una certa si fermano, un po' come quando il governo tecnico, l'austerity, la Fornero che piange, ricordate un po' tutti questi signori, Monti che metteva una riga, Draghi che mettono una riga e da lì in poi hanno deciso che qualcuno deve fallire e perdere il posto di lavoro, ma sanno benissimo fin dove si vorrebbero fermare. A noi sta il compito di fermarli prima, perché sennò un deserto totale non conviene a nessuno, dobbiamo essere in qualche modo realisti.
anche in questo. E su questo passo la parola a Marco Enrico, che sei un po' il mio fantasista, io ti faccio un assist, pensaci tu. Sì, no, allora io ho due o tre cosette da dire. Innanzitutto, vabbè, una notizia di servizio, no? La gattina che c'era qui prima che girava è Cettina, che mi hanno chiesto come si chiama. Guarda, se gli fai fare i cuccioletti quando abbiamo l'associazione ne prendiamo. Non può più, non può più. Sterilizzata. Meno male, è già arrivata sterilizzata, perché è morta la sua umana e l'abbiamo ereditata noi per... Marco, mi stai rattristando, però. No, vabbè, adesso parliamo di cose. Adesso, allora, ti do subito una bella notizia. Allora, ed è passata sotto traccia, ma sono andato a verificare sul sito del Vaticano e l'hanno messa subito. Cioè, sembra, sì, i grandi ritorni, no, del passato, che si diceva prima, ecco, in Nicaragua ha buttato fuori i gesuiti e gli ha dato il foglio di via, no, e non li lascia più entrare in Nicaragua. Insomma, Nicaragua, perlomeno per l'America centrale, è sempre stato un po' l'apripista, ecco, vediamo un po' come andranno le cose da quelle parti, rimaniamo con gli occhi aperti. Poi, dunque, c'era una domanda, sarò velocissimo, sulle riserve auree. Un ascoltatore chiedeva giustamente, no, come mai buona parte delle riserve auree italiane sono all'estero. Ora, io non lo so se sono ancora all'estero. Furono portate in parte negli Stati Uniti, in parte in Germania, quando negli anni 70-80 ci facevamo prestare i soldi. No? C'erano questi mega prestiti e a garanzia gli davamo qualche tonnellata d'oro. Non lo so se sono tornate, tutto sommato penso di sì, ecco, voglio dire. Di cosa volevo parlare in questo giro di parola? Sul fatto dell'Argentina che è entrata nei BRICS, perché è un ingresso che è un po' diverso dagli altri, è un po' particolare. Ora, che cosa è successo? Che l'Argentina era stata una delle prime a chiedere l'ingresso nei BRICS e il Fondo Monetario Internazionale e gli Stati Uniti fecero subito una grande pressione, no, sull'Argentina. No, voi assolutamente no, non dovete, se no non vi prestiamo più i soldi, perché se no siete cattivi, non ti faccio più amico, ridami le figurine, le biglie che ti avevo regalato, eccetera, eccetera. Ecco. Ora, che cosa è successo? È successo che il Fondo Monetario Internazionale aveva già deliberato un prestito all'Argentina e gli aveva detto non ve lo do più, non ve lo diamo più, perché se non ritirate la richiesta. L'Argentina ha nicchiato, ha perso un po' di tempo, i soldi sono arrivati e loro la richiesta non l'hanno tolta e sono subito entrati nei BRICS, hanno fatto la via preferenziale e l'hanno fatti entrare. Qual è il motivo che gli Stati Uniti specialmente non hanno visto di buon occhio l'ingresso dell'Argentina nei BRICS? Perché l'Argentina ha grandi potenzialità, no? È sempre stata vista male dagli Stati Uniti, gli ha fatto avere non so quante crisi monetarie dal dopoguerra adesso. Perché? Perché è una nazione che, a differenza di altre dell'America Latina, avrebbe la possibilità di diventare veramente una nazione grande e potente, perché già si mise sulla strada buona ai tempi di Perón. Però quale fu il problema? Che Perón, nell'immediato dopoguerra, anzi diciamo proprio al termine della guerra, diede asilo a tutta una serie di personaggi che, tecnici soprattutto, che non finirono né negli Stati Uniti né in Russia, per intenderci quelli che hanno costruito la NASA piuttosto che il sistema missilistico sovietico, eccetera. Alcuni di questi invece, con almeno due sommergibili piuttosto che altri viaggi, arrivarono in Argentina e si misero subito a lavorare per il governo argentino e, per fare un esempio, costruirono il miglior aereo caccia
che era su un modello tedesco dell'ultima guerra, e lo donò, cioè era argentino, e insomma però fece un figurone con questo, mi pare di ricordare che fosse un jet, adesso non è il mio argomento, non conosco bene la questione. Gli Stati Uniti si preoccuparono molto, vuoi perché non si fidavano di Perón, vuoi perché c'era il rischio che questi diventassero militarmente molto potenti, e quindi iniziarono un'attività di rivalsa utilizzando il solito il ricatto economico, e cercarono di indebolire Perón non mollava, però la questione rimase, e per anni e anni e anni, fra un golpe, una crisi economica, eccetera, l'Argentina si trascina ancora adesso. L'Argentina cercherà, vorrà o perlomeno spera di risollevare la sua situazione proprio allontanandosi dagli Stati Uniti, entrando in questo, chiamiamolo, club di nazioni che cercano di recidere il cordone ombelicale dagli Stati Uniti. Ecco, fra l'altro, attenzione anche alle nuove primarie, perché sta venendo su, quindi l'Occidente un po' ha trovato il Trudeau in Argentina, lo stanno finanziando all'inverosimile, sperando che possa salire con tutti i mezzi che loro sanno. Ad esempio, quando c'è un'elezione non perdono occasione per fare le stesse identiche procedure che ormai hanno preso l'abitudine di fare, per in qualche modo andare a minimizzare e togliere l'Argentina quanto prima dai BRICS. Su questo siamo stati tra i primi a mettere l'accento. Ricordatevi queste parole, la data, chissà che in qualche modo possiamo poi riprendere i discorsi. Allora, mancano circa, lo dico a tutti i nostri ospiti, vorrei finire intorno alle 23:10, massimo un quarto, perché alle 23:15 lanceremo in esclusiva su questo canale, quindi dovete rimanere esattamente dove siete, sul canale Lamberti Gianluca, parleremo di in qualche modo un'inchiesta che è partita da Andrea Tosato, ne ho parlato spesso anche con lui, l'avevamo annunciato, il caso Eva Reali McKinsey, che è tra i più pericolosi al momento, tra i più scottanti, eccolo qua, Scandalo McKinsey è il titolo, e quindi direi che sia per dosare i tempi, direi che abbiamo una ventina di minuti per poi fare un'introduzione, se volete, anche a questo documentario in cui sentiremo gli audio esclusivi con la voce di Eva Reali, che non è più con noi. Secondo me gli è anche costato caro quel che raccontava. Allora, detto ciò, Cosimo, partiamo da te, ognuno dei relatori guarda più o meno l'orario, direi che ci possiamo prendere intorno ai 6 minuti a testa di conclusioni e pensieri per arrivare poi tutti insieme a quando partirà questo documentario. Cosimo. Gianluca, allora cerco di dare un quadro un po' più allargato, perché abbiamo parlato tanto, diciamo, di quella battaglia economico-finanziaria, che sicuramente è quella che vediamo più palesemente davanti ai nostri occhi, perché è quella che poi ti porta, come dire, anche alla guerra alimentare, ti porta a combattere un popolo con l'altro per le risorse, e ci stanno tutte queste cose. Però, come dire, le guerre, tra virgolette, hanno alla base altre motivazioni che sono più profonde, prima di arrivare, per dire, alla guerra delle merci. C'è, appunto, come dire, ancora prima delle merci c'è la guerra monetaria, cioè il potere della moneta è un potere immenso. Quindi il detenere, come dire, il potere di emissione monetaria e gestire anche altre nazioni attraverso una moneta propria è il primo potere che ti consente di gestire anche il potere delle armi, il potere delle multinazionali dei farmaci, il potere della cultura, dell'indottrinamento culturale, perché attraverso quel potere monetario tu riesci a indottrinare un popolo o gli altri popoli. E quindi, a
Alla base di questo, cosa voglio dire? Vedi, i nostri popoli, quelli occidentali, se non hanno un ritorno alle proprie radici storico-culturali, io lo dirò sempre, saranno spacciati. Cioè, vedi anche l'Italia, per dire, è stata colonizzata culturalmente dal neoliberismo e da tutta una serie di culture filosofiche che gli stessi uomini del potere hanno finanziato. Vedi il darwinismo, ce ne stanno tante culture che sono state finanziate per fare la legge del più forte, mentre magari la legge della tradizione cristiana diceva spezza il pane e dallo al tuo vicino, per dire andiamo solo ai fondamenti, senza entrare nel concetto religioso, che io parlo di valori, ama il prossimo tuo come te stesso, per dire. Poi interviene la legge della giungla e come dire, lo squalo grande mangia lo squalo piccolo, quindi si perde l'umanità, no? Della cura verso il prossimo. E come dire, e stanno indottrinando e hanno indottrinato il nostro popolo in un certo modo, dove oggi diamo per scontato che non ci deve essere più un papà e una mamma, ma dobbiamo chiamarli genitore X o genitore 1, genitore 2, cioè siamo arrivati alla follia. La cultura woke, ad esempio, che tende ad abbattere tutte le radici storico-culturali e la stanno finanziando qui in Occidente e mirano a esportare questa, diciamo, questa cultura anche negli altri popoli. Poi ci stanno alcune, come dire, alcuni popoli dove, forti delle loro tradizioni storico-culturali, mettono una barriera. Cioè, per dire, la cultura gender, per fare un esempio banale, in Russia non ha penetrato minimamente. Ma questa sarà la più grande sconfitta dei popoli occidentali. Ad esempio, la cultura gender, dove non esiste più uomo e non esiste più donna, ma esiste un fluido, dove non esiste più quell'energia spirituale femminile, quell'energia spirituale maschile. Beh, è lì che abbiamo già perso. E questo è il decadimento della nostra società. Da queste radici proviene il decadimento, che poi si manifesta, come dire, nella politica, politica, non la possiamo chiamare più politica, nel politichese o nella partitocrazia, no? Perché non si è formato un movimento, per dire, valido? Perché tutti troppo egoici, perché tutti badavano al proprio solo esclusivo interesse, per dire. E allora vediamo che non si riesce a formare un fronte anche, per dire, a livello politico. Poi, a livello politico, giocare poi con le regole del sistema, poi. Dobbiamo sapere, perlomeno, se si gioca a livello politico, si sta giocando una partita con i dadi truccati. Cioè, bisogna essere coscienziosi di questo, ok? E cerco di allargare appunto il discorso. E qui la battaglia, come ho detto sempre dall'inizio, è spirituale principalmente, e poi si manifesta in tutte queste versioni. Ecco perché stiamo vivendo un periodo epocale. Si stanno vedendo cose in questo periodo epocale che nell'arco della storia nostra conosciuta non abbiamo mai visto, perché la tecnologia oggi lo permette. Perché siamo arrivati a un punto dove l'intelligenza artificiale, che già sta dominando buona parte del mondo attraverso i suoi algoritmi, fa prendere decisioni dove ti stanno sterminando, magari con una decisione economica, un popolo, come hanno fatto con la Grecia, per dire, no? Con la Grecia e non solo con la Grecia. Ecco, queste guerre già erano presenti, solo che magari non le vedevamo, ma queste sono effettivamente guerre, guerre che si combattono in quel sottobosco che magari agli occhi di più sono sconosciute. Però è da lì che dobbiamo cominciare ad analizzare le cose, e dalla cultura, e dalle nostre tradizioni, dalla nostra storia, capire chi siamo e da dove veniamo. Perché se non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove siamo e non sappiamo dove ci vogliono portare. È chiaro? Ecco perché, vedi, tra virgolette lo cito come filosofia, perché di filosofo non ha nulla, Harari, no? La cultura di punta del World Economic Forum. Questi veramente sono demoniaci. Cioè, secondo loro, voglio dire, l'uomo deve essere alimentato e governato da una macchina Esatto, e sì. potenziato. Cioè, ecco, questi sono i folli che stanno portando avanti i loro progetti e che si manifestano poi nella guerra in Ucraina, nella guerra al BRICS. Però con questo non voglio dire che dall'altra parte non ci siano dei folli che, come dire, apprezzano queste idee pure, perché anche dall'altra parte troviamo gente che magari è convinti che l'intelligenza artificiale sarà la loro salvezza, ok? Questo non lo dico che non ci sia, però sta di fatto che
chi sta portando in prima linea le battaglie culturali egemoniche da questo punto di vista è il mondo occidentale usurocratico e luciferino, come dico sempre. Luciferino che non uso mai a caso come termine, perché i luciferini sono coloro che mirano al controllo totale. Proprio, hanno la mania del controllo non solo sui popoli, ma su ogni individuo singolo. E tutto ciò che stanno facendo mira a questo, al controllo totale. Grazie Cosimo, suora Redemoniaco, mi trovi d'accordo. Alex, anche per te gli ultimi 5-6 minuti. Allora, io provo invece a trovare se c'è il vero movente di tutto quello che è successo, perché adesso, perché non 5, perché non 15 anni fa, perché non 30 anni fa sono successe le cose che stiamo vedendo accelerate in questa maniera. Nel 1971, l'abbiamo detto, decadono gli accordi di Bretton Woods. Pochi mesi più tardi, presso il Massachusetts Institute of Technology, un gruppo di ricercatori, erano tutti scienziati, quindi chimici, fisici, ingegneri, provano a fare con i mezzi dell'epoca, con i calcolatori dell'epoca, che erano sicuramente rudimentali, a calcolare quale sarebbe stata, da un punto di vista matematico, la evoluzione di tutte le variabili che impattano l'economia, la società, la finanza, la demografia, con le risorse che allora erano conosciute. E quindi, utilizzando i calcolatori dell'epoca, hanno fatto delle simulazioni e sono arrivati con una quasi certezza a dire che nel decennio che andava tra il 2010 e il 2020, il sistema basato su una moneta non più ancorata ad un valore reale, ma legata al debito, sarebbe entrata in una crisi irreversibile. Il libro si chiamava I limiti dello sviluppo, The Limit of Growth, che poi per ragioni di carattere politico, probabilmente anche per infiltrazioni di certi gruppi di potere, venne inquinato con il Club di Roma, con delle idee neomalthusiane, eccetera. Ma diciamo, questi scienziati non furono ascoltati. E qual era la madre di tutte le risorse non rinnovabili in una crisi irreversibile? Il petrolio. E il petrolio, badate bene, che non è un idrocarburo che viene utilizzato solo nei motori per farli funzionare, ma ha decine di migliaia di utilizzi di tutti i generi, i dentifrici che noi utilizziamo per lavarci i denti, passando per la plastica, fertilizzanti, vicinali e chi metta, sono derivati dal petrolio. Ora, voi mi direte, ma di petrolio in giro ce n'è ancora tantissimo. Eh sì, che ce n'è ancora tanto, ma il problema, e questo ce l'hanno detto proprio gli scienziati nel 71-72, è che il sistema va in tilt non quando ci avviciniamo alla fine delle risorse, ma quando raggiungiamo il famoso picco, ovvero il 50%. E ve lo spiego brevemente e poi lascio la parola a Gianfranco. Se io ho una bottiglia vuota, completamente vuota, sigillata, ci infilo un batterio che raddoppia ogni minuto, quindi sto esagerando, crescita economica del 100% al minuto, ma e comincio a parlare, mi giro, cominciamo a chiacchierare, magari comincia la trasmissione, ci giriamo e 50 minuti dopo che quel primo batterio è stato inserito nella bottiglia, ci giriamo e la bottiglia è piena a metà. Quanto tempo ci vorrà finché la bottiglia si riempie del tutto, visto che ci ha impiegato 59 minuti a riempirsi a metà? Quasi tutti risponderanno, boh, 20 minuti, mezz'ora, se ci hanno impiegato 59 di meno. In realtà un minuto, perché il batterio raddoppia ogni minuto. E queste sono le proprietà della matematica composta. Ora, se io sono in grado di estrapolare la crescita media ponderata dell'economia, del PIL, degli ultimi 60 anni, 50 anni, troviamo un numero magico che è 3,5%. In realtà adesso è 3,2% perché è rallentato negli ultimi tempi e questo è il motivo per cui stanno succedendo questi casini. Quindi il 3,5 vuol dire, secondo la formula matematica, che ogni 20 anni tutte le variabili dell'economia che noi conosciamo raddoppiano. Raddoppia l'indebitamento, raddoppia i consumi, raddoppia la demografia e così via. Basta crescere del 3,5% all'anno ogni anno, ogni 20 anni raddoppi. Ma guardate com'è subdola la matematica. Se io al 3,5% raddoppio ogni 20 anni, ogni 40 anni quadruplico, ogni 60 anni moltiplico per 8, ogni 80 anni moltiplico per 16. E quindi con la stessa crescita del 3,5% basilare, se parto con 100 trovo
1600 dopo 40 anni. È possibile una crescita esponenziale in mondo finito? No. È possibile consumare risorse non rinnovabili a tassi crescenti in maniera consistente in questa maniera? No. Quanto petrolio c'è al mondo? Bene, se siamo giunti vicino al 50% delle risorse, a questo tasso di crescita dell'economia ci mancherebbero solo 20 anni. Ecco perché ci parlano di transizione energetica, ecco perché ci parlano di transizione tecnologica, ecco perché ci parlano di global warming, perché l'obiettivo è eliminare l'utilizzo del petrolio per andare attraverso altre tecnologie. Domanda, quelle tecnologie sono in grado di farci fare le stesse cose che facciamo ora? E questo lo scopriremo in un'altra puntata, mi taccio, ecco. Ma questo è il problema. Facendo molta attenzione, ogni volta che sentite transizione ecologica voi scappate a gambe levate, perché ormai è diventato un giochino dell'elite per nascondere ben altro. Quindi voi comunque mettetevi rasenti con le spalle al muro. E su questo direi 5-6 minuti anche per Gianfranco. Grazie. Quindi sembrerebbe che abbiano ragione loro, allora. Cioè, bisogna diminuire la popolazione mondiale per riuscire a consumare meno, no? Io non sono d'accordo. Io penso che sino ad oggi le risorse del pianeta... Sì, Alex, sono sicuro che neanche tu sei d'accordo. io penso che sino ad oggi le risorse del pianeta non siano state utilizzate, ma semplicemente sfruttate a vantaggio di pochi. Le masse siano mantenute, oltre che alla fame alimentare, anche alla fame tecnologica e monetaria. Per cui diciamo che ci sono degli squilibri con una forbice talmente elevata che alla fine i conti non tornano, perché c'è sempre qualcuno che sfrutta, che vuol dominare e praticamente decidere per tutti quanti. E questo qualcuno è sempre meno dell'1% della popolazione mondiale, che decide per il resto del 99,2-99,5 del resto della popolazione. Per cui io nell'analizzare tutto quanto ciò che leggo resto sempre molto guardingo, cerco di individuare sempre quali sono le reali condizioni per cui certi fenomeni vengono avviati e certe situazioni emergono così, sembra quasi per caso, poi col senno di poi ti rendi conto che invece sembrerebbe un progetto e un programma ben delineato. Per cui col senno di poi si può costruire di tutto, si può anche rivelare quello che poteva essere un programma, no? Quello che è stato permesso di fare al World Economic Forum e quindi ad Harari, a Pentland, a Skinner, sono sviluppare delle idee, dei progetti che portano alla distruzione di quello che è l'uomo interiormente. Privarlo di tutto quanto quello che è la sua vera natura, il mondo reale, quello interiore, e distrarlo sul mondo esteriore. Quindi, se tu hai difficoltà a campare, se tu hai difficoltà a dover sopravvivere, o hai il terrore di un pseudo cambiamento climatico, o di difficoltà economiche dovute al trasferimento monetario in altri paesi per cui gli investimenti vengono a mancare, la tua azienda chiude, ti ritrovi senza lavoro, eccetera, tu sei distratto. Tu sei distratto, sono tutte armi di distrazione. Io penso che, ad esempio, abbiamo un... l'anno scorso l'IMES ha pubblicato, insieme a tutto il mainstream, delle carte geografiche dove i paesi occidentali si spartivano i territori della Russia e indicavano che a maggio la Russia sarebbe fallita, no? E non avrebbero più avuto l'opportunità di poter combattere. Questo non è successo, lì è stata una vittoria stratosferica di Putin, perché lui continuerà a portare avanti la guerra, hanno finanziato il tutto fino al 2025. Perché fino al 2025?
perché dal 2025 in poi sarà cambiata la presidenza americana e probabilmente ci sarà un'accelerazione verso quel processo del mondo multipolare di cui io non è che mi fidi così tanto. Perché in Russia si sono sempre allineati ai progetti e ai programmi dell'Agenda 2030. E ci sono tanti aspetti sotto quest'ottica qui che andrebbero rivisti e analizzati. Quindi il sistema del mondo multipolare può essere positivo sotto il profilo economico, dove chiunque può trarre vantaggio se ha un governo sano, se ha dei politici sani, che non fanno gli interessi dei finanzieri, ma fanno gli interessi del popolo, della nazione. La moneta è uno strumento, non deve essere un fine. Per cui quando la moneta è stata iniziata ad essere utilizzata come fine, questo ha rovinato il pianeta. Perché qualcuno ha iniziato a accumulare denaro e in base a quanto denaro voleva accumulare, ha deciso quali bisogni farti soddisfare e quali beni farti acquisire. Per cui il discorso è molto vasto e bisognerebbe mantenere la guardia alta su tutto. È morto Prigozhin, vorrei aprire questa piccola parentesi, no? Se riesci 30 secondi perché poi parte il Vabbè, documentario. allora, vabbè, no, perché si aprono degli scenari incredibili, molto vari, con delle domande molto forti, perché la scomparsa di Prigozhin, se realmente è scomparso, se realmente è morto, e guarda caso tutti attribuiscono nel mondo occidentale la responsabilità a Putin, no? Quindi è sicuro che non è Putin. Se loro l'attribuiscono a Putin, vuol dire che non è Putin, e vi garantisco che non è Putin. Però ci sono altri aspetti, come ho cercato di far risaltare nella precedente serata in cui ci siamo visti, riguardo Nicola II. Anche in Russia ci sono dei personaggi particolari. E ovunque ci sono questi personaggi particolari che per interessi loro non servono in base al ruolo che rivestono, non servono gli interessi del proprio paese, ma gli interessi di qualcun altro. Ecco qua, mi fermo perché sennò bisognerebbe sviluppare Perfetto. l'argomento e perdere. Scusate. No, anzi, ti ringrazio. Su facciamo finta che la puntata di venerdì scorso sullo zar Nicola II, e anche lì abbiamo visto la tua dote di sintesi con oltre 2 ore di puntata. No, beh, tutta molto interessante. Andatela a vedere, ne vale veramente la pena. Chiedo scusa, Marco, guarda, hai 5 minuti, ma visto che... So che puoi anche essere l'uomo assist, perché che cosa stiamo per vedere fra poco sul caso Eva Reali McKinsey. Vai, Marco. Apri solo l'audio. Pensavo che me l'avesse messo bene. Dunque, dirò tutto in 5 minuti. Però volevo finire proprio due frasi su Prigozhin, no? Perché l'amico Gianfranco ha tirato fuori un argomento che è veramente molto, molto importante. È evidente che non è stato Putin a farlo fuori, ma anche già solo per un motivo, perché sullo stesso aereo c'era anche Utkin, che sarebbe il vice di Prigozhin, ed è l'uomo dei servizi del Cremlino all'interno della Wagner. Quindi ed era quello che avrebbe, si diceva che era quello che avrebbe dovuto prendere il posto di Prigozhin, siccome quello ha fatto quella mattana che voleva andare a prendere per il collo il ministro, no, della difesa, eccetera, perché quello non era un colpo di Stato, cioè l'ha capito anche mia nonna che non era un colpo di Stato, no? Ecco, quindi se mai Putin avesse voluto far fuori Prigozhin, ma un caffè corretto, non lo so, una finestra aperta col vento, potevano succedere mille cose, ma poi era appena stato in Africa. Finisci sotto una jeep, su una mina, possono succedere mille cose, no? Senza andare a buttare giù l'aereo con i tuoi uomini sopra. Per quanto riguarda la McKinsey, l'abbiamo accennato prima della serata, quindi dico proprio solo due parole di introduzione all'argomento, no? Cercando di camminare sulle uova, giusto per non dare difficoltà, no, al canale.
Dunque, noi dobbiamo partire da questo presupposto. Negli Stati Uniti, siccome purtroppo, almeno al momento, il mondo viaggia in questa maniera, no? Lo utilizziamo come luce, no? Che ci illumina e noi dobbiamo adattarci a quello che ci insegnano. Per loro, lobbying, cioè il convincere il politico o il potente di turno, è una cosa regolare. Viene fatturato, viene fatto alla luce di tutti e così è normale. E addirittura i personaggi che fanno lobbying entrano in Parlamento, no? Sono schedati, sono conosciuti, no? Ah, tu per chi lavori? Ah, io per la Lockheed, io invece per la Monsanto e via discorrendo. E quindi in questo ambiente sono nate delle organizzazioni, delle società, delle company, come dicono gli americani, che cercano di organizzare tutto questo mercato, no? Una di queste società, che fa anche altro naturalmente, non solo quello, specialmente in Europa, perché qui da noi non è strutturato legalmente, è appunto la McKinsey. Cosa fa la McKinsey? La McKinsey fa consulenza di altissimo livello, nel senso che una grande industria, una banca, un'assicurazione ha bisogno di riorganizzare un settore della propria azienda, deve, non lo so, decidere se acquistare un'altra assicurazione o vendere un ramo d'azienda o cose di questo genere, per organizzare strategicamente queste cose, ecco che fa intervenire una società come la McKinsey o la McKinsey. Ne esistono poche, a questo mondo si contano tutte sulle dita di una mano. Diciamo che la più conosciuta, la più potente è appunto la McKinsey. Tu questa azienda la fai Un minuto. entrare, finito. Questi ti insegnano come fare, ti mettono in contatto, hanno il database e i contatti diretti con tutte le persone importanti che contano a questo mondo, e quindi tu, come azienda, hai la possibilità di avere tutti i contatti che vuoi e poter concludere tutti i contratti che ti pare. Amen. Io ringrazio al volissimo Marco Enrico De Graia, Cosimo Massaro, Alex Recchebuono, Gianfranco Occhedu, Mesbet in regia e dico questo, abbiamo ancora un minuto, non mettiamo neanche la sigla. Amici, vi chiediamo solo di uscire, cercare il canale Lamberti Gianluca, sia che siate su YouTube che su Facebook, una bella ondata di home in chat, lo trovate, il video è quello sullo scandalo McKinsey, caso Eva Reali McKinsey. Ce lo ascoltiamo, io vi aspetto in chat. Una bella ondata di home e soprattutto vi chiedo la massima condivisione di questo documentario su tutti i social, condividetelo ovunque perché ne sentirete la potenza e l'importanza di questo documento. Grazie di cuore a tutti per essere stati insieme a noi. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao. No.